Salve gente, qui Macadoc e benvenuti in un nuovo episodio di 33 giri unboxing. Sì, esattamente. Perché? Perché mi è arrivata un bel po' di roba di un unico grande progetto e volevo unboxarla perché si tratta di un po' di materiale veramente figo. Infatti mi è arrivata quella che praticamente è l'interezza del progetto di ristampe e felicitazioni dei CCCP Fedele alla Linea, che comprende il box set celebrativo con la Greatest Hits e tutti gli album EP realizzati dal gruppo in studio. Ma prima di unboxare tutto, sigla. Fantastico, iniziamo. Prima di unboxare un pelo di nota. È provvidenziale questo arrivo di ristampe di CCCP perché quest'anno in particolar modo ho riscoperto molto il gruppo punk italiano. Riscoperto grazie a questo CD. Se avete visto il video che ho fatto sul canale di Shredders, dove abbiamo parlato degli acquisti che abbiamo fatto a Discoteca Laziale a Roma, sapete che questo CD l'ho comprato a marzo, proprio durante il raduno di Shredders. E l'ho comprato perché ero curioso di avere qualcosa dei CCCP e perché l'ho trovato a una cifra veramente ottima. Infatti l'ho pagato circa 5 euro, che per questo album è decisamente poco. E l'ho comprato perché ormai sapevo che questo disco era tosto da trovare, non si trova più tanto facilmente. Ho detto, per 5 euro ci sta. E ragazzi, si ho fatto valere quei 5 euro. Devo dire, quest'anno questo CD l'ho ascoltato tantissimo e sono entrato molto nel mood, appunto, CCCP. Non so per quale motivo esattamente proprio mi sono preso bene con i CCCP, ma quest'anno questo disco in particolar modo, appunto, l'ho ascoltato tanto. E quando ho saputo che appunto ci sarebbe stata non solo una nuova Greatest Hits a raccogliere tutto il materiale degli storici CCCP con tanto di cofanetto da collezione, ma anche una ristampa di tutto il loro materiale, beh, diciamo che ero abbastanza in hype. E quindi oggi non uno, ma ben due scatoloni andiamo ad aprire quest'oggi, perché veramente il materiale qui dentro è tanto. Direi che cominciamo dal box set, quindi questo qua che dovrebbe essere lo scatolone con i dischi lo metto da parte. Ed ecco qua, signore e signori, la scatola con l'album. Coltellino svizzero, mi fidatissimo per gli unboxing più importanti, c'è sempre lui. Tra l'altro oggi siamo in tinta, vorrei dire. E tra l'altro io ho messo questa maglietta apposta, se cogliete la citazione, se vuole bene. Andiamo ad aprirlo, anche perché ragazzi, questa scatola ce l'ho nel mio soggiorno da tanto tempo, perché sono settimane che voglio aprire questo cacchio di cofanetto. Almeno una settimana, forse anche due. Andiamo a togliere l'adesivo di Universal. Infatti questo era un'esclusiva di Universal, come ho comprato anche poi tutto il resto. Ed ecco, signore e signori, la magia. No, è la magia, il cofanetto. Intanto c'è questa busta di plastica che non lo so. Ed eccolo qua. Ma è bello grosso. Mi piace. Mi piace. Appoggiamola, che qua c'è roba da vedere. C'è roba da vedere. Nella scatola non c'è nient'altro, quindi la cifoliamo. Al solito, oramai non c'è niente da stupirsi. Ed eccolo qua, signore e signori, il cofanetto CCCP Fedele alla Linea, felicitazioni 1984-2024. Appunto, in occasione dei 40 anni appunto del gruppo, è stata fatta questa collezione che è una sorta di Greatest Hits in un certo senso, abbastanza ricca, che comprende materiale da tutto il loro catalogo in un numero limitato di copie e che include anche un po' di gadget interessanti. Quindi direi che non perdiamo tempo, andiamo a spacchettarlo. Davanti abbiamo questa bellissima cover, appunto molto CCCP, e dietro abbiamo il contenuto del cofanetto con tanto poi di numerazione. La mia, la copia 229 di 2024. Non so quante ne hanno vendute, non credo tantissime in realtà, perché appunto il contenuto non è così ampio rispetto alla versione standard e soprattutto non c'è un vinile particolare, non c'è un CD particolare, sono comunque le versioni standard con però delle cartoline, delle stampe, delle spille e un libro di 20 pagine. Andiamo ad aprirlo, si tratta di una scatola vera e propria, quindi proprio non è uno di quegli scatoloni per pizza a cui il mercato italiano ci aveva abituato da tanto tempo, ma grazie a Dio oramai spero abbia abbandonato. Ed eccolo qui in tutto il suo splendore. Tra l'altro il dettaglio del coperchio è veramente notevole. Infatti non so come farvi vedere che tutto ciò che è nero su questa copertina trattasi di lucido su opaco, con la figura dei tre soldati in opaco. Quindi un lavoro veramente veramente figo graficamente. Dietro appunto ve l'ho già fatto vedere. E ha la costa, giustamente, che grazie a Dio riporta il titolo. Perché raga, voi non avete idea di quanti cofanetti ho che sulla costa non riportano il titolo. È veramente fastidioso. E questo addirittura su tutte le coste, ma che dedizione, grazie mille. Sbrighiamoci un po' perché in effetti poi abbiamo anche tutto il resto da aprire, quindi andiamo a sollevarlo con cautela. Ecco.
Eccoci qua. E buongiorno. Intanto guardate l'interno. Che figata. Che sono i vari simboli dei CCCP. Molto 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 figo. E all'interno abbiamo ovviamente il contenuto con tutto il materiale. E iniziamo da questo che è il libro, libricino con 20 pagine. Delle foto dell'epoca e di adesso sostanzialmente. Che tra l'altro è strappato. È strappato. Non l'ho strappato io. Ma porca troia! E qui tra l'altro sono, credo, anche tutte le informazioni, intanto con che font me lo stai dicendo esattamente, con tutte le info in realtà di quella che è stata la mostra di Felicitazioni, perché ragazzi tutto questo in realtà è stato realizzato per una mostra che è stata fatta appunto per la storia dei CCCP e che appunto poi è sfociata in questo set di pubblicazioni. Tutti i vari brani, uno per stanza, quindi probabilmente c'era una stanza dedicata a ogni brano. Io purtroppo non l'ho vista questa mostra, per cui posso solo immaginarla, però è molto figo perché sono tipo i bozzetti di questa realizzazione, della realizzazione di questa mostra. Affascinante, non fosse che è stato strappato, però vabbè, non importa. È strappo d'autore, vabbè, è strappo d'autore. Dopodiché abbiamo le stampe, abbiamo i ritratti precisamente, che vedono appunto i membri dei CCCP in queste tipo cartoline, questi mini poster con le foto di Guido Arari. Guardate che figata, molto 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 fighe. Sono appunto 5 foto, ognuna con un membro del gruppo in prima fila e poi quella così, tutta in fila con i 4 membri. Molto 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 figo. Proseguiamo e abbiamo invece questo contenuto che potete recuperare anche separatamente se siete interessati, e non riesco a tirarlo fuori. Infatti questo è il vinile di Felicitazioni, della Greatest Hits Felicitazioni, che è recuperabile anche separatamente, e se volete una breve raccolta di quello che sono stati i CCCP, beh, potrebbe essere interessante comprarlo. Questo lo vediamo più tardi, prima voglio spulciare il resto del cofanetto, che comprende ancora un paio di cosette, ed è stato un po' vandalizzato con questo coso qui, che penso fosse per tenere fermo il CD, letteralmente un pezzo di cartone tagliato di gomma. Madonna mia che orrore. Ci sono poi queste 5 foto, queste 5 cartoline, che purtroppo sparse in giro come sono, si sono tutte rotte, hanno tutti gli angoli sfondati, perché queste vanno messe in una busta quando si mettono in cofanetto, porca miseria. Cioè, cosa gli costava metterli in una busta per preservarli, invece no, purtroppo sono danneggiate ed è un vero vero peccato. Però appunto comprendono una serie di foto appunto dei membri con tanto di citazione, molto 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 carino. Abbiamo poi la copia CD della collezione, che anche questa vediamo più tardi, e all'interno in questa busta spillata letteralmente con la spillatrice ci sono le spille da collezione. Io adesso devo fare attenzione perché questo coso, se mi rimane dentro, mi distrugge i dischi. Maledizione, non si mettono mai le spille così nei cofanetti, distruggono tutto. Andiamo a rimuoverle. Ed eccole qua, caruccettine con i vari loghi dei CCCP e con il logo di Punk Islam. Molto 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 carine. Questa è una bella aggiunta a prezzo. Letteralmente è stata messa in una busta per CD pinzata. Però a me queste cose, cioè, santo iddio, curala un attimino sta cosa, mannaggia a te. Però vabbè. Passiamo ora al contenuto multimediale. Inizierei dal CD. Sono andato in celofanati perché queste sono proprio le edizioni standard del progetto, che si possono comprare appunto sia CD sia vinile anche separatamente. Andiamolo a spacchettare per benino. Eccolo qua. Ed eccolo qui. Trattasi di un bel digipack dove appunto vengono riportate anche le immagini del libretto. Mi sa che poi c'è dentro anche una copia di quel libretto. Ed eccolo qui appunto il CD con i crediti in questo trifold. Trattasi di CD singolo e devo dire, guardate quanto è bello. Cioè, esteticamente è bellissimo. Proprio 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 bello. Veramente bello. E tra l'altro vorrei farvi vedere sempre qui appunto i loghi dei CCCP qui dritti, perché nel coperchio c'è uno dei loghi che è storto, cioè è capovolto. Che sia forse una critica alle nuove idee politiche di Lindo Ferretti. No, mi dissocio. Molto 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 carino. Andiamo a vedere il libricino. Dovrebbe essere appunto una replica sostanzialmente del libricino. No, non è una replica del libricino in realtà. Sono solo i testi, quindi in realtà il contenuto di quel libricino che abbiamo visto prima è esclusivo. Molto molto carino anche come package. È molto molto ben fatto. Se non avete niente dei CCCP e volete recuperarvi la Greatest Hits in CD, non è niente male. Ma adesso guardiamo al vinile. Diamo un'occhiata anche a lui. Spellicoliamolo come si deve. Questo invece è molto più semplice come package rispetto al cofanetto, anche la copertina appunto è molto più standard, però appunto è un doppio vinile classico, un bel gatefold. Andiamo ad aprirlo, abbiamo la stessa appunto foto fatta negli anni 80 e poi adesso. Molto molto carina l'idea. Nelle tasche abbiamo in questa solamente il primo vinile,
vinile, e in quest'altra appunto solamente il secondo, disco 1 e disco 2 con i testi da un lato e dall'altro, adornati dai loghi poi dei CCCP. Andiamo a tirar fuori i vinili, che poi metterò in busta antistatica, che sono due semplici ma mai banali vinili neri, eccoli qua, con le etichette che riportano lo stile del CD, molto figo. E anche il secondo qui però con i colori invertiti, veramente bello. Bene, rimettiamo tutto al suo interno, un po' alla carlona. E questo era, in poche parole, con tanto di scoreggia, il cofanetto di felicitazione dei CCCP. Cosa ne penso? Non ci siamo proprio, se devo essere sincero, perché in effetti per quello che offre a livello di contenuto e soprattutto per la infima cura con cui è stato messo insieme, perché solamente la scatola esterna è veramente figa e il contenuto dentro è un po' da tutte le parti e poteva essere fatto sensibilmente meglio, non ve lo consiglio. Vi consiglio probabilmente di recuperarvi le versioni normali. Chissà però, perché non abbiamo finito qui, anzi siamo solo a metà, se qui dentro la situazione cambia. Infatti in questa seconda scatolona abbiamo tutti i dischi in studio del gruppo che sono stati ristampati per l'occasione e quindi me li sono recuperati, anche perché sul sito di Universal si trovano a un prezzo veramente ottimo. Quindi coltellino svizzero e spacchettiamo. Mi spiace che non abbiano fatto un effettivo cofanetto anche per racchiudere tutti i dischi, ma abbiano voluto stamparli solamente in versioni separate. Sarebbe stato bello, come era stato fatto per il cofanetto di, cos'era, una decina di anni fa, non mi ricordo neanche come si chiamava, che conteneva appunto tutto il materiale con copie simili all'originale, mentre qui hanno fatto una cosa un po' particolare, ovvero hanno invertito i colori, ma adesso vi spiego mentre lo vediamo. Andiamo ad aprire ed ecco qua tutto il materiale, eccoci qua. Ok, me l'hanno imbollonato in questa pluriball, adesso lo andiamo ad aprire. C'è qualcosa che ho dimenticato? No. Metti che ho dimenticato qualcosa che magari ho ordinato insieme, che ne so, nel dubbio controlliamo. Appoggiamolo, ma soprattutto cifoliamo lo scatolone. Quando vi capitano due esplosioni lo stesso giorno? Quando mai? Andiamo ad aprirlo, che qua c'è un bordello di roba bella. Bordello di roba, avete capito cosa voglio dire? Apriti, pezzo di merda! Oh, eccoci qua. Buongiorno. E qui dentro ci sono i sei vinili, appunto ristampati per l'occasione, dei CCCP. Sei vinili che comprendono i quattro album in studio e i due EP iniziali. Adesso vedo di mettere in ordine, in modo da farli in ordine cronologico. Ecco fatto, adesso ce li andiamo a guardare. E iniziamo dal primo EP, ovvero Ortodossia 2. Questa appunto è una replica del secondo capitolo di Ortodossia. Io sono molto legato a Ortodossia, perché mi ricordo che quando ho cominciato a collezionare dischi avevano ristampato Ortodossia 1 nella versione da collezione super mega elaborata. Io all'epoca ovviamente non sapevo chi fossero i CCCP, ma ne avevo sentito parlare molto. Oggi quell'edizione credo valga un putiferio, però vabbè. Ed eccolo qui in tutto il suo splendore, con tanto di tracklist. Appunto andiamo ad aprirlo. Da notare tra l'altro l'adesivo che recita CCCP fedele alla linea Felicitazione Edition, che è presente su tutte le edizioni di questa nuova ristampa. E quello che dico, potevano fare tipo un cofanetto dedicato alle Felicitazione Edition, ma ahimè non è stato fatto. Piuttosto che fare questo cofanetto abbastanza triste per la Greatest Hits, sarebbe stato più interessante, più intelligente realizzare un cofanetto dedicato ai sei album anche separatamente, magari in edizione limitata e con tutte cose di questo tipo. Eccolo qua, spacchettato per benino. Ah, vedere sta cover mi fa un vero vero effetto. Andiamo a guardare al suo interno e all'interno abbiamo questa grafica un po' strana, che credo sia appunto una cosa da aprire, ecco, per scoprire il vinile. Molto carina questa idea di fare questa sorta di tasca fatta a questo modo, molto molto carina. Qui che praticamente si va ad aprire in mezzo, molto molto simpatico, con dietro i testi tradotti in inglese, tra l'altro, non so per quale motivo. Ed ecco il vinile, vinile che ha una particolarità, infatti è un semplice, ma è proprio il caso di dirlo, non banale, vinile nero, e c'è un motivo. Infatti la scelta che hanno fatto per questa set di ristampe, tra l'altro wow ragazzi quanto è pulito questo vinile, è veramente pulitissimo, mi stupisce, visto che quello di Felicitazioni era abbastanza sporco, hanno voluto fare questa scelta un po' particolare di invertire i colori dei vinili. Infatti tutti i vinili che erano neri sono rossi, e tutti i vinili che erano rossi sono neri. Infatti la stampa originale di Ortodossia era in vinile rosso, e invece qua è presentata in vinile nero. Così come per Affinità Divergenze, che il disco che abbiamo visto prima era in vinile rosso, viene presentato in vinile nero, mentre il picture disc col secondo EP, che
era in vinile nero, picture disc, è ora in vinile rosso, picture disc, e gli ultimi tre album che erano in vinile nero sono ora in vinile rosso. Adesso li guardiamo tutti quanti. Una scelta quantomeno particolare, se devo essere sincero. Io forse avrei tenuto tutti i vinili rossi, giusto per mantenere un po' un'immagine. Non riesco a rimetterlo a posto, tra l'altro. Io forse per gusto avrei scelto tutti i vinili rossi, però ci sta che dici: faccio una cosa che è l'opposto di quello che ho fatto fino adesso, e quindi porto i vinili di colori opposti. Quindi ci può stare, perché no? Ecco, il problema di questo sistema qua di fogli è che poi non lo reinserisci più. Come cazzo lo rimetto dentro io sto coso? Sto avendo delle difficoltà di già, porca puttana. Ma perché? Ok, ho capito. È bello, ma è scomodo. Ok, no, basta metterlo in questo senso. Anch'io sono molto intelligente. Bastava fare così. E questo era Ortodossia 2. Proseguiamo. E proseguiamo con Compagni Cittadini Fratelli Partigiani, che è appunto il secondo EP del gruppo. È stato rimasterizzato. E come si può vedere già dal bordo, si tratta di un picture disc rosso. Io non avevo mai visto sta cosa. Io tutti i picture disc che ho visto erano sempre o in vinile nero, quindi col bordo nero, e poi la stampa in picture disc, o in vinile clear, quindi avevano magari il bordo leggermente trasparente. Non esce, ecco, forse così riesco a farlo uscire. Oh, ci siamo, perfetto. E invece questo, guardate, ha il bordo rosso ed è veramente particolare. Questa appunto è una copia originale, perché già di default veniva pubblicato come picture disc originariamente, quindi l'hanno riproposto con le grafiche della stampa originale, ma appunto con questo bordo rosso a significare questa versione alternativa. All'interno c'è solo questo rettangolino di carta che mette la tracklist con appunto anche i crediti di rimasterizzazione, anche lui con l'adesivo di felicitazioni. Poi metterò busta antistatica, anche perché a contatto col cartoncino non è proprio il massimo, se proprio dobbiamo dirla tutta. E passiamo a quello che aspettavo di più, ovvero affinità e divergenze fra il compagno Togliatti e noi del conseguimento della maggiore età, che è appunto quello che ho ascoltato di più. Poi ho ascoltato anche gli altri, ma questo è quello che mi sono ritrovato ad ascoltare più spesso e più a lungo, devo dire, quello che secondo me è il più interessante. La cover è riportata in maniera fedelissima. All'interno abbiamo il vinile, abbiamo questa stampa appunto un po' molto post-rock, che tra l'altro manda in vacca il fuoco della telecamera. È incredibile, guarda, è incredibile, cioè frigge la telecamera, è assurdo. Vediamo se la sola zenitale funziona meglio, ma non credo, ma nel dubbio, vabbè, avete visto. E appunto poi il vinile, che era in stampa rossa nella versione originale, qui invece è riproposto in vinile nero. Queste etichette molto generiche non so se mi piacciono tantissimo, però sono quantomeno interessanti, un po' come nel progetto Milamo dei Comacose, che appunto andava a mettere tutto sotto la stessa bandiera. Però a quel punto mi fai un cofanetto, non me le metti così sparse, o perlomeno mi dà la possibilità di comprarle come cofanetto. Sarebbe stato bello, ma appunto non è stato così. E passiamo ai tre progetti, quelli che ho ascoltato meno probabilmente gli ultimi tre, mentre i primi tre sono quelli che ho ascoltato sensibilmente di più. E questo è Socialismo e Barbarie. Io confondo sempre quale viene prima tra Socialismo e Barbarie e Preghiere, non mi ricordo neanche come il nome intero. I nomi dei dischi dei CCCP non sono facili da ricordare, va bene? Ho messo mesi per impararmi quello di Affinità Divergenze, per cui si usano i nomi. Questo è Socialismo e Barbarie, è il più facile da ricordare, va bene? Anche Ortodossia non è particolarmente difficile, se per questo, però vabbè, non importa. Anche lui con l'adesivo di felicitazioni. Cover originale inquietantissima, per questa sorta di Ferretti Goblin qua sotto, abbastanza inquietante. Dietro una cartina della Russia, non è un po' anacronistico, però vabbè, è così, con tutta la tracklist. All'interno un gatefold con queste immagini super super inquietanti, che sembrano tirate fuori dagli snuff movies probabilmente. All'interno il vinile, che ha i testi in questo sleeve stampato, e il vinile, come detto, era in stampa nera, qui invece viene presentato in stampa rossa, sempre appunto con lo stesso stile, quindi logo da un lato e tracklist dall'altro. E andiamo a spacchettare subito, senza neanche la intro, così diretti, Canzoni per dire danze per il secondo millennio. Apriti maledetto, se non distruggo l'adesivo è meglio, perché vorrei conservarli. Così, di cattiveria, vai, via, 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 andiamo, andiamo, andiamo. Con la copertina appunto replica dell'originale. A livello estetico esterno sono repliche, credo, perfette delle stampe originali di questi dischi. All'interno abbiamo questo testo stampato, che non ha niente a che fare, credo sia tratto da un libro forse, non lo so, adesso poi capirò meglio. Dentro abbiamo lo sleeve con i testi, e dentro il vinile, anche questo che originalmente era presentato in vinile nero, qui presentato in vinile rosso. Appunto, hanno fatto questo gioco sostanzialmente di scambiare i colori. È carino, cioè ci sta come idea fondamentale, però secondo me sarebbe stato più bello riproporli nei colori originali, secondo me. Però vabbè, ci sta anche così. E per ultimo, ma non meno importante, Epica Etica Etnica Pathos. Già che me lo sono ricordato, è un miracolo. L'ultimo disco dei CCCP, prima del loro
scioglimento, maledizione. Questo disco, tra l'altro, io mi ricordo che lo avevano di recente ristampato per l'anniversario. Credo si fosse del 1990, sto disco, se non mi ricordo male. Sì, del 90, se non ricordo male, di recente, forse nel 2020 avevano fatto il set di ristampe per l'anniversario. Però io ancora non ero entrato molto nel mood, diciamo, di questo disco, e quindi le avevo balzate. Durante, appunto, abbiamo la copertina di Epica, Etica, Etnica e Pathos. E tra l'altro mi infastidisce il fatto che sono due vinili e un gatefold, ma sono tutti e due nella stessa tasca. Per quale motivo? Cioè, letteralmente potevano fare tasca e tasca, e invece i due vinili sono in una tasca singola di questo. Perché? Non ho parole. Infatti guarda che non si chiude neanche. Non si chiude neanche, porca troia. E qua abbiamo i due vinili, appunto, con i testi. Chiudono, appunto, diciamo i 4 EP, in un certo qual modo, che è la raccolta di questo disco. Quindi Epica, Etica, Etnica e Pathos. E sono due vinili, appunto, originalmente presentati in vinile nero, nella ristampa del trentennale riproposti in vinile trasparente. Qui invece sono in vinile rosso, sempre con il logo di CCCP rosso e la tracklist. Questo è il vinile 1 e questo qui è il vinile 2. Eccolo qua, perfetto. Insomma, questo è quanto. Questo è il set di ristampe per Felicitazioni. E ci ho speso un bel po' di soldi per sta cosa, perché il cofanetto mi è costato circa un centone, mentre più o meno per ogni disco ho speso una media di 25 euro. Quindi credo che per tutto fosse sui 150, una roba del genere. Quindi ci ho speso un po' di soldini dietro tutto questo, a questo ben di Dio di roba. Ne valsa la pena? E la risposta è... non lo so, perché di fatto, ovviamente sì, ma perché in generale questi dischi oramai non si trovano più, quindi l'unico modo è tramite le ristampe. L'unico che credo si trovi in giro forse è ancora la stampa nera di Epica, Etica, Etnica, Pathos, ma il resto è praticamente introvabile, assolutamente. Sono un po' deluso dall'aspetto grafico, dall'etichetta dei dischi un po' blande, da questa cosa, l'idea di invertire i colori può essere carina, ma fino a un certo punto, e soprattutto sono deluso da questo cofanetto, che da fuori sembra bellissimo, dentro un po' deludente e mal curato. L'unica cosa che può salvare questa stampa è se effettivamente i dischi suonano bene o no. E la domanda è: suonano bene? E la risposta è: non lo so, li ho appena aperti. Quando arriveremo agli update ve ne parlerò in maniera più approfondita. Però con questo direi che ci possiamo salutare e ci vediamo in un prossimo episodio di 33 giri, che dobbiamo andare avanti con gli update, ragazzi. C'è ancora un sacco di roba da fare. Però questo unboxing dovevo farlo, anche perché è un unboxing veramente grosso, abbiamo registrato un sacco di tempo. Per cui ci vediamo in un prossimo episodio di 33 giri. Fantastico. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Nove plastichine interne. Dio. Finirò scorta in tempo zero, lo so già.